Squillace consiglio comunale aperto dopo l'incendio del ristorante. Soverato grande partecipazione al Carnevale Insieme 2017. Lo sport. E buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Il cadavere di un uomo, Pasquale Gentile, idraulico forestale di 55 anni, è stato trovato in contrada Mencara nelle campagne di Arena. Il corpo senza vita dell'uomo era riverso sulle sponde di un laghetto artificiale. Al momento non è chiara la causa della morte, anche se non si esclude una possibile caduta. Di Gentile si erano perse le tracce sabato, quando l'uomo si era allontanato da casa al mattino senza fare rientro per l'ora di pranzo. A trovare il cadavere di Gentile sono stati i carabinieri della compagnia di Serra San Bruno, che stavano setacciando il territorio assieme ai vigili del fuoco e ai gruppi di volontari. Non accetta di farsi controllare dai carabinieri e li aggredisce a calci e a pugni dopo averli minacciati. Una donna di 33 anni è stata arrestata a Diamante dai carabinieri della compagnia di Scalea con l'accusa di resistenza, violenze e lesioni a pubblico ufficiale. I militari, nel corso di una serie di controlli finalizzati alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, si sono recati in un locale della Movida dell'Alto Tirreno cosentino per effettuare una serie di controlli. È stato a quel punto che la donna, allo scopo di sottrarsi al controllo, ha dapprima minacciato i militari e poi si è avventata contro di loro, sferrando calci e pugni, sino ad essere immobilizzata e arrestata. Avevano in casa sigarette clandestine e un caricatore di pistola. Due persone sono state denunciate dai carabinieri a San Ferdinando con l'accusa di contrabbando di sigarette e detenzione abusiva di armi. I carabinieri della compagnia di Gioia Tauro e della stazione, a seguito di una perquisizione nell'abitazione dei due, hanno trovato 68 stecche di sigarette di varie marche senza il bollino dei Monopoli di Stato e un caricatore per pistola di cui non si conoscono la marca, il calibro e il modello. Tutto il materiale è stato sequestrato. Una bella giornata di civiltà, così è stata definita da Arturo Bova, consigliere regionale, presidente della Commissione Speciale Anti-Ndrangheta, l'iniziativa voluta dall'amministrazione comunale di Squillace dopo l'incendio che nella notte tra giovedì e venerdì scorsi hanno distrutto il noto ristorante e pizzeria La Cena di Afrodite. Un consiglio comunale straordinario e aperto alla partecipazione dei cittadini che si è svolto nei locali della scuola media di Squillace Lido, nelle adiacenze del locale preso di mira. Il servizio. C'è stato uno spiegamento massiccio, ma soprattutto perché i vigili del fuoco sono intervenuti in condizioni difficili e di grande pericolo. È certo quindi che le conseguenze potevano forse essere più gravi di quelle che abbiamo registrato, di quelle che si sono registrate. Per fortuna c'è stata la funzionalità delle valvole del container del gas. L'incendio ha messo in pericolo anche le abitazioni vicine. L'episodio si è consumato nel centralissimo quartiere
Lido. E tutti i cittadini sono stati colti di sorpresa. Si sono precipitati per le strade come se ci fosse stato un terremoto. Abbiamo veramente vissuto momenti di paura. Ringrazio i miei vigili urbani a cui ho telefonato di notte, sono subito prontamente sono messi a disposizione. Questo nostro consiglio comunale è un atto di ribellione, di protesta forte. La comunità di Squillace, al di là di rari, isolati, fenomeni di cronaca, è una comunità sana. I nostri concittadini tutti sono cittadini onesti e lavoratori. Subiamo purtroppo infiltrazioni esterne al nostro territorio. È un momento in cui tutti dobbiamo essere uniti, solidali, perché sui temi dell'ordine e della sicurezza non ci possono essere e non ci devono essere divisioni. Grazie. È un momento tristissimo. Questo mi dà l'opportunità di esprimere la solidarietà mia e del partito che rappresento, il Movimento Nazionale per la Sovranità, alla famiglia Pugliese, ai suoi dipendenti che vivono questa efferata azione in maniera dirompente. Al di là dell'invito dell'associazione, qui siamo chiamati in causa come cittadini, quindi un dovere morale, perché quello che è successo ovviamente tocca tutti nel nostro interno. Porto i saluti della famiglia Pugliese, sono stato poc'anzi alla loro abitazione. Ancora chiaramente le cose Silvana non sono nelle condizioni ideali, però chiaramente mi hanno chiesto a viva voce di portare i loro saluti, i loro ringraziamenti, perché sentono tutta la sensibilità che oggi si sta manifestando da ogni punto di vista e in ogni settore. Questa sensibilità chiaramente gli darà più forza, sebbene io conosco il carattere chiaramente dei miei cugini, perché la famiglia Pugliese è la mia famiglia, e loro ripartiranno con la stessa forza con la quale hanno iniziato e intrapreso questo cammino. Quando nasce una comunità, la comunità deve nascere attorno a dei valori, e così era per Squillace Lido e per Squillace tutta. I valori in quanto tali devono essere orientati inevitabilmente verso il bene, che per noi, intendo al sud, si sposa spesso, anzi sempre, con il bene, bene e bello. Le due cose non possono essere scisse, non possono essere separate, altrimenti c'è la deriva, quella peggiore, quella nichilista, quella voluta dalle infiltrazioni parassitarie che si sono manifestate l'altra sera. Io penso che sia il momento che le istituzioni da una parte e i cittadini dall'altra facciano sentire forte la loro presenza sul territorio, anche con atti concreti. Siamo anche qui per esprimere la contentezza di avere un consiglio comunale seppur straordinario qui a Squillace Lido in questo momento e sentire la vicinanza dell'amministrazione comunale, del consigliere regionale Arturo Bova, di tutti i partiti e delle altre associazioni presenti. Il nostro timore è purtroppo che non sia un segno quello dell'altra notte, dell'altro giorno, di un inizio di qualcosa che possa sconvolgere completamente questa piccola cittadina. Io spero che le autorità competenti possano risolvere al più presto l'indagine portando, individuando i colpevoli, ma siamo sicuri anche noi soci dell'Associazione La Rete che tutti i cittadini vorranno dare il loro piccolo contributo, non solo per risolvere questo avvenimento, ma per dire no a questo vile attentato, dire no a questa intenzione di questi malvoltosi di mettere sotto la società civile. Secondo me il modo migliore per replicare a questi vili e tristi episodi di cronaca non può che essere quello dell'ufficialità.
Per cui un'assise comunale, come ha detto il sindaco, un'assemblea comunale fatta nell'immediatezza dell'episodio criminoso, fatta nella sede di Squillace Nido, ho suggerito al sindaco, non può che essere la risposta migliore. La risposta migliore raccogliendo anche quello che, oltre che ci suggerisce la coscienza, anche quello che ci ha suggerito non più tardi di qualche settimana fa il procuratore capo di Catanzaro, il dottore Nicola Grazielli, il quale in occasione della presentazione del libro Padrini e Padroni ha ribadito un concetto, che la cittadinanza non si deve assuefare, non si può assuefare a quelli che sono gli episodi di cronaca. Ha sollevato ieri pomeriggio grande partecipazione al Carnevale Insieme 2017. Vediamo con il prossimo servizio. Staff di questa bellissima organizzazione del Carnevale Soverato 2017. Peppe Chiaravallotti in queste cose c'è sempre. Vabbè, io sono sempre, lo sai, sono sempre a disposizione per la città, non c'ho nessuna corona, quindi mi metto a disposizione della città. Anche questa volta ci abbiamo creduto. Come è andata? Alla grande, hai visto quello che c'era, voglio dire, ma non è merito mio, è merito veramente di tutti quanti, del comprensorio, voglio dire, di Satriano, di San Sostene, di Don Michele, di tutte quelle tantissime persone veramente che si sono messi in gioco. Oggi vedere Soverato così stracolma di gente è una bella, sono emozionato, veramente una bella soddisfazione. Possiamo anche pensare alla ripetizione del successo del Carnevale estivo? Sì, stiamo già lavorando, ti posso anticipare che dopo il successo dell'anno scorso abbiamo delle new entry anche come comune, quindi sono altri tre comuni che si sono proposti. Rizzeri dalla Proloco di San Sostene. Cosa rappresenti? È un caro musica anni 70-80. Complimenti per la pettinatura. Grazie, bella, eh? Bellissima. Un saluto. Saluto a tutti i partecipanti che hanno rallegrato questa giornata, anche se in ritardo. Siete stati tantissimi, il prossimo anno saremo ancora di più. Sono insieme a queste due bellissime ragazze, vi assicuro hanno belle gambe, molto corteggiate. Tu sei? Io sono Corrado, purtroppo sono Corrado, credo. Corrado Banderas però, Banderas. Corrado Corredini, un mito, e tu sei? Sono Maria Banderas, la sorella di Antonio de Banderas. Com'è andata? Benissimo, carnevale stupendo, Soverato come sempre ha risposto in maniera impeccabile, tutti i dintorni, è stata una festa bellissima che speriamo si possa riproporre per tutti gli anni a venire, grazie. Corrado, pensavi che avevate tanti corteggiatori? Ecco, il problema è questo, vorrei chiedere a tutti i signori che ci ha fatto piacere tutte queste attenzioni, però adesso noi torniamo a casa in Spagna, quindi solo per Lino, noi siamo qui solo per Lino, Gerace, te amo Lino. Thank you.
Allora, si è quasi concluso Carnevale 2017 qui a Soverato, rimandato di una settimana per il tempo, ma è andato benissimo. Qui a fianco a me Emanuele Amoruso, consigliere delegato Turismo, Spettacolo e Cultura. Mi pare che abbiamo collezionato un altro successo. Sì, un altro bel successo, anche se rinviato di una settimana, la partecipazione è stata importante, testimonianza che il Carnevale qui a Soverato lo si attende con grande trepidazione per grandi e per piccini, quindi ho visto veramente una bella partecipazione anche da tante persone del comprensorio. Grazie a tutte le associazioni che hanno partecipato, alla Chiesa di Immacolata di Satriano, alla Proloco di San Sostene, veramente grazie a tutti, ai sognatori, ai quartieri di Soverato, all'associazione Soverato, veramente grazie. Anche Cristian Castanova ha dato una bella mano. Sì, anch'io una mano al nostro consigliere delegato al Turismo e Spettacolo, come sempre un successo, tutte le manifestazioni dirette da Lele. E un applauso anche va a Peppe Chiaravallotti che come sempre si destreggia molto bene col suo Carnival, Peppe Carnival ormai chiamato, e a tutto il comprensorio che comunque si è impegnato, nonostante il Carnevale estivo ha dato già fondo alle loro risorse, anche il Carnevale invernale è venuto molto bene e la partecipazione lo attesta. È una soddisfazione, la città piena di colore, e il tempo per fortuna ci ha dato una mano e quindi una bellissima iniziativa, un bellissimo evento anche per questo Carnevale 2017. Per lo sport, volley Soverato Corsaro al Palamanera di Mondovì, dove la compagine ionica supera nettamente per 3-7-0 le padrone di casa della LPM BAM di coach Luca Secchi. Tre punti importanti per Zanotto e compagni che con questo successo, il terzo consecutivo, sale al quinto posto scavalcando settimo torinese. Passiamo al calcio, in eccellenza perde in casa la Luzzese per 0-1 con il Siderno, il servizio. Sì, mister, sicuramente non è un risultato positivo questo, ho visto che da quando avete subito il gol il suo atteggiamento è cambiato anche nei riguardi della squadra, non è stato un bel risultato questo, vero? Quando perdi è ovvio. Ma questa è una squadra che purtroppo c'ha un sacco di problemi e non solo problemi creati dalla squadra ma anche problemi creati dagli altri. Cioè, onestamente facciamo fatica, la società sa come sono le situazioni, io sono qua, cerco di fare del mio meglio, però così in queste condizioni è dura, onestamente è molto dura, però non bisogna mollare per la società, perché è una società seria, per i giocatori. Onestamente siamo in difficoltà perché abbiamo un sacco di ragazzini, qualcuno ci ha abbandonato, purtroppo in queste categorie ci vogliono le regole pure, perché sennò si fa molta fatica. Una vittoria importantissima, io a fine partita ho visto anche l'emozione nei suoi occhi, un ritorno positivo sulla panchina del Siderno. Sì, è vero, sono emozionato perché io credevo in un buon campionato per questa squadra, purtroppo le varie situazioni che sono successe durante l'anno ci hanno consentito di esprimerci alla grande, anche oggi abbiamo dovuto rinunciare a Mario Fuda e a Pasquale Saccape, per noi sono due pedine importanti in questo scacchiere, però devo dire che i ragazzi
non hanno mai mollato. Io voglio dire che nemmeno con ho sentito dire questa settimana un sacco di stronzate. Quando purtroppo si perde, paga sempre l'allenatore, come ho pagato io all'andata con la Lozzese. Stavolta ha pagato il mister Figliomeni, e non è uno qualsiasi, per cui io sono felice di rientrare. Non pensavo più di rientrare quest'anno, chiaramente, perché pensavo che ormai dovessi vedermi la domenica in tribuna a vedere le varie squadre del girone, però sono felicissimo. È una vittoria che non ci deve fare appagare, ma ci deve fare pensare che deve essere l'inizio di una lunga serie di vittorie. Abbiamo altre 7-6 battaglie da qui alla fine. Adesso ci è servita per metterci in carreggiata al pari con gli altri. Se oggi avessimo perso, probabilmente avremmo avuto un sacco di problemi in più. Però adesso ci riposiamo domani, da lunedì, tutti sotto a preparare questa squadra, perché Siderno è una grande città. La società sicuramente quest'anno aveva preparato un altro tipo di campionato, e io ero uno dei responsabili, perché avevamo garantito insieme al direttore sportivo e agli altri un campionato importante. Non l'abbiamo fatto, e allora quando le cose non vanno bene l'allenatore è il primo che paga. Però il problema è che noi tante volte, forse ha detto bene Riccardo, che è un grande di questo campionato, noi forse oggi abbiamo preso quello che in altre partite meritavamo di più, oggi l'abbiamo preso, perché se magari quella traversa di quel grande fuoriclasse che Mangiapane fosse andata dentro, sicuramente oggi non staremmo qui a parlare. Però noi siamo venuti a giocarci la partita, non abbiamo fatto barricate, tranne che alla fine, perché chiaramente alla fine era troppo importante il risultato. Però bravi ragazzi, bravi, è una vittoria che ci voleva per tutto l'entourage Siderno, per la città, per la società che aveva fatto tanto, che in queste settimane io avevo visto sofferente, per i giocatori che sono degli uomini importanti, non è vero che sono dei mercenari. In promozione vince per 1-0 il Marina di Catanzaro contro il Maida. Il servizio. Vittoria dell'orgoglio, quella della Marina di Catanzaro contro una delle grandi del campionato di promozione Girone A, quella Atletico Maida, che a detta di tutti è stata nominata una delle sorprese più importanti di questo campionato. Oggi però la differenza dei punti che c'erano in classifica non si è vista, e il Marina di Catanzaro zitto zitto con mister Pino Sesto nelle ultime 5 partite ha fatto ben 8 punti. Noi abbiamo qualche dubbio se le possono servire, ci perdoni mister la battuta, però fa sempre piacere vincere. Vabbè, innanzitutto ci servono a mantenere viva quella piccola fiammella di speranza che abbiamo per una questione di orgoglio, per onorare il campionato e dimostrare il nostro orgoglio, la nostra dignità, non voler mollare mai fino alla fine, finché la matematica non ci condanna. E comunque tutte le piccole, che ha detto tra virgolette, si stanno svegliando. L'Atletico Botricello sta vincendo anche la partita, la Garibaldino ultimamente, cioè, voglio dire, squadre che stanno davvero lottando, chiedo scusa. E come si dice, la paura fa 90, cominciamo ad avere paura, il cerchio stringe, ognuno cerca di... E comunque le ultime pare che si stanno svegliando verso la fine, anche la vittoria dell'Atletico Botricello ultimamente in questi giorni, voi che vincete queste due partite. Sì, la paura come si dice fa 90, tutti abbiamo paura, il cerchio stringe, le pareti diminuiscono, ognuno cerca di scappare dalle sabbie mobili, dalla retrocessione o dai play-out. Quindi noi purtroppo... Il mio rammarico è che per motivi vari abbiamo dovuto rifare la squadra in corsa, e quindi ci siamo ricompattati veramente dalla ripresa. Il nostro campionato è iniziato l'8 gennaio, però stiamo facendo veramente bene. Comunque mister, può succedere che adesso, visto che quelle due sopra stanno correndo e probabilmente non ci saranno nemmeno i play-off, si corre il rischio, anzi tra virgolette la buona cosa per voi, che alcune squadre sono demotivate? Ma mica tanto, oggi abbiamo avuto l'esempio, il Maida che è sesto in classifica e che ha pochissime possibilità per questo discorso di fare i playoff, è venuto e ha fatto la sua partita onorando il campionato, quindi per fortuna le partite vengono onorate, e mi auguro che sia così in tutte le partite fino alla fine. Mister Barone dell'Atletico Maida, ma la vedo molto buio in faccia, un po' per la prestazione dei suoi, per la sconfitta, per che cosa? Non c'è stato da quanto, ma sicuramente la brutta prestazione nostra, assolutamente. Ecco, oggi dicevamo con mister Sessito che non si vedevano i punti di differenza tra la sua squadra e il Marina di Catanzaro, eppure voi avete fatto un gran bel campionato. Sì, d'accordo con lei, oggi molto, molto strana la cosa, i miei non erano in palla, sapevamo che avremmo trovato la squadra che comunque è agguerrita, però deve rispondere colpo su colpo se vuoi giocare a calcio. Oggi sicuramente una prestazione infausta. Ecco, grazie per avermi nominato, e comunque era una battuta chiaramente, però stavo dicendo, è un po' una questione di motivazione, che cosa, come se la può spiegare così a caldo? Non lo so, per esempio, cosa dirle,
domenica scorsa mi ha regalato un tempo, secondo tempo straordinario come reazione. Oggi i miei un po' strani, non riesco a capirlo perché il problema era un po' dappertutto. Eravamo in ritardo sulle seconde palle. Chiaramente abbiamo trovato un avversario abbastanza, come dire, ostico e aggressivo, però il calcio è anche questo, bisogna saper rispondere e controbattere. Poche idee, onestamente oggi sono un po' arrabbiato per questo. Ecco, si è passati dalla rimonta da 0-3 con il Filogasso di domenica scorsa e oggi a questa sconfitta. E un'altra cosa, una domanda un pochettino tecnica, perché ha lasciato Martinez in panchina? Allora, Martinez è 10 giorni che non veniva ad allenarsi, è venuto appena giovedì e poi ieri sera quando abbiamo fatto la rifinitura, quindi era giusto che come gli altri, è un ragazzo straordinario, però deve stare anche con la squadra, anche perché aveva avuto un piccolo infortunio, 12 giorni che non lo vedevo, se non erro. Già c'erano pochissime speranze per i play-off, perché si dice che addirittura probabilmente non si faranno, questo oggi sarà la decisione definitiva? È probabile, io non so le altre squadre cosa hanno fatto. La Mantea ha pareggiato in casa col Cariati oggi. Wow, bello. In seconda categoria 1-4 Bustolavis ed Euro Cirifalco, il servizio. E allora lo aspettavamo negli studi, prima degli studi lo dobbiamo intervistare qui a casa sua. Domenico Giampà, adesso nuovo tecnico ufficiale dell'Euro Cirifalco, anima di questa squadra, giocatore in campo, addirittura tutto fare, perché abbiamo visto che hai fatto davvero di tutto con i tuoi giocatori, li hai comandati quasi, scusami il termine comandati, ma addirittura proprio muosci come delle pedine in campo. Domenico, intanto è stata una bella vittoria, l'avete giocata molto bene. C'è stato soltanto quel 2-1 che per un pochettino vi poteva mettere in imbarazzo. Sì, no, ma è stata una partita correttissima, quindi per essere un derby va sottolineato perché in campo ci siamo rispettati. E il 2-1 sì, ci ha messo un po' così, però dobbiamo dire che l'avversario ha fatto un eurogol, quindi quando gli avversari fanno gol del genere non puoi dare la colpa a nessuno, quindi bisogna applaudirlo perché credo che è stato il gol più bello di tutti i 5 gol oggi, quindi però noi sono contentissimo dei ragazzi perché mi seguono, io credo che siamo una squadra che ci piace giocare con la palla, cerchiamo sempre la superiorità numerica e ci divertiamo così, quindi poi il risultato conta fino a un certo punto, in queste categorie deve contare molto il fair play che, devo essere onesto, c'è poco in tutti i campi, quindi dobbiamo migliorare sotto questo aspetto che magari manca un po' di cultura calcistica, però secondo me con gli allenatori adesso che studiano, con tutti questi patentini che stanno studiando adesso, penso che possiamo migliorare questa cosa. Effettivamente, dicevamo proprio con Pepe Rosa, no? Venendo qui a fare le interviste, che una volta c'era davvero tanta veemenza, diciamo, nei derby. Oggi è stato un correttissimo, un pubblico delle grandi occasioni, come sempre. Come l'hai studiata questa partita con quei due davanti che davvero riescono a fare qualcosa di incredibile? Io ho visto fare quel gol a Quirino che da tanto non lo vedevo fare, anche in categorie superiori, devo dire la verità. Sì, ma come ho detto prima ci sono state dei bei gol, quindi iniziando da loro, da Espedito, anche Quirino. Noi davanti abbiamo gente di qualità e cerchiamo di metterli nelle condizioni migliori per fare bene. Quindi, come ho detto prima, ho dei giocatori bravi, cerchiamo di mettere in difficoltà anche il Pianopoli, ma però devo essere onesto che il Pianopoli è una squadra forte, quindi per come sta andando il campionato, e sotto certi aspetti meritiamo sia noi che loro di salire, però loro non sono una squadra forte, cerchiamo di mettere pressione fino alla fine, però sappiamo che il campionato lo può perdere solo il Pianopoli, perché se punti da recuperare in poche partite sono quasi impossibili, però fin quando la matematica... Tre glieli potreste prendere voi andando lì? No, ma fin quando la matematica non ci condanna noi ci proviamo, ma poi se no tenteremo in un altro modo per cercare attraverso i playoff. Playoff, oppure ci potrebbe essere anche la possibilità di arrivare a più 10 sulla terza. Quindi, di questo si parlava anche nella tribuna. Quindi noi andiamo avanti, lavoriamo perché oggi abbiamo vinto il derby, ma non è che abbiamo vinto il derby, noi abbiamo vinto una partita importante per il nostro cammino. Poi domenica ci sarà un'altra battaglia e un'altra partita da vincere. Ecco, adesso io sempre l'avversario. Certo, io ti strappo adesso una promessa davanti ai nostri telespettatori. Domenica prossima tu sarai a Domenica Gol. Va bene, quindi domenica prossima vengo nello studio. Grazie. Io nella telecronaca dicevo, se non c'era questo portiere oggi, un certo signor Bilotta, probabilmente la partita sarebbe finita con un punteggio tennistico. Diciamo di sì, se analizziamo la partita hanno sicuramente meritato la vittoria, ma i gol che ci sono stati anche su fortuiti rimpalli, come avete visto,
altri meritavano di entrare e grazie a un po' di esperienza sono riuscito a bloccare qualche cosa a Quirino e agli altri ragazzi che effettivamente riconosciamo che sono bravi. Noi abbiamo tenuto perché per noi adesso ogni partita è una finale, quindi cerchiamo di recuperare tutti i giocatori perché non siamo mai stati tutti quanti in rosa, per cui abbiamo avuto difficoltà un pochettino sulla parte centrale d'attacco, però no, non demordiamo, quindi noi siamo convinti di poterci salvare e di poter raggiungere i nostri obiettivi. Ecco, probabilmente se non ci fossero state quelle piccole, a me dispiace doverlo dire, indecisione da parte dei due centrali un pochettino lentini, Quirino non si sarebbe infilato in quel modo. Non me ne vogliono i tuoi compagni? No, assolutamente, anche noi abbiamo notato e abbiamo visto quali sono i nostri errori, abbiamo sicuramente alcuni limiti e sicuramente potremo fare di meglio e speriamo che facciamo di meglio, ci crediamo. Ecco, adesso comincia, diciamo, io ho guardato un po' il calendario, voi avete in casa le dirette concorrenti, poi dovete andare a Valle Fiorita, quindi potenzialmente è nelle vostre corde la possibilità di salvarvi? Assolutamente sì, noi ci crediamo e andiamo convinti, visto comunque sia come si presenta il programma di campionato, di poter raggiungere questo obiettivo. E tu speri di non dover fare gli straordinari come oggi. Va grazie. Bene, grazie a lei. Bene, con questo era tutto, grazie per averci seguito, io vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale augurandovi buon proseguimento di serata su Soverato 1. Arrivederci.